ragazzi della Matrioska, buonasera, buonasera a tutti, salve, buonasera, ben ritrovati. Ciao Silvia. Ciao Mauri. Puntatissima natalissima, hai visto? Hai bella. Visto. Siamo a ridosso di Natale. Siamo perché tutti mancano luccicosi. Pochi giorni. Hanno allestito il nostro studio con queste belle, belle coreografie luminose. Tu anche, tu dove c'hai la spina che ti attacca? Sì, sei luminaria. Sì, un po' una luminaria anche tu oggi. Beh, insomma, barriera, ci sta perché siamo sotto il periodo di Natale, poi gli auguri ce li faremo naturalmente alla fine, anche perché dobbiamo naturalmente ricordare la cosa importantissima che ci troviamo sempre qui all'interno del salone delle terme di Riolo, che ci ospitano praticamente per tutta questa edizione. Io devo ricordare una cosa importantissima perché sta avendo un'apertura straordinaria, un successo incredibile. È stato aperto da pochi giorni, il 19 di dicembre, e fino al 9 di gennaio rimarrà aperto il nuovo centro del benessere spa delle terme di Riolo, dove ci sono piscine, percorsi termali, massaggi, ci si può rilassare, esattamente un di ambiente veramente molto molto bello, ideale per questo periodo. Naturalmente conviene approfittarne, vero? Già. Detto questo, io direi che possiamo subito entrare nel vivo della puntata e presentare quelli che sono i due comuni che sono ospiti oggi, due comuni strepitosi dove hanno due sindachesse meravigliose, mamma mia. Una puntata al femminile, tutta sei quanta... un po' di troppo. Ma chi lo dice, magari sai, con i tempi che corrono, magari mi sento a mio agio, non passa. Esatto, allora che dire, beh, diciamo subito, parto io con un sindaco strepitoso, emozionatissimo, mi dicevo, ho le budella aggrovigliate, cosa devo fare? Dove tengo il microfono? Il microfono tengo su. Sindaco di Borgo Tossignano, Stefania Dazzani, buongiorno, sì, ben presente. Arrivata, con tutta la giunta al femminile, al maschile, sono un po' di tutti, insomma, anche qua, qualche maschio. Anche qualche maschio, mentre da questa parte... Savignano sul Rubicone con il sindaco Elena Battistini, ben trovate, sempre un piacere. Applauso Savignano, bene. Allora, detto questo, naturalmente, allora, come intendiamo proporci noi a chi ci segue da casa, sindaco? Beh, come Borgo, sarà la puntata di oggi? Borgo Tossignano è un piccolo paese della Vallata del Santerno, piccolo, ma è un piccolo scrigno di tanti tesori. Questo tavolo che abbiamo presentato oggi sostanzialmente ci rappresenta con le nostre sagre, i nostri prodotti tipici, l'acqua del sindaco, la nostra storia. La vostra, quindi... l'acqua del sindaco, queste due cose le andremo a scoprire dopo, vero? Sì. Che brava, che bella presentazione, molto bella, frizzante, ottimo, direi che... Ci è emozionata per modo di dire, ma Savignano invece? Savignano invece è un paese in piena Romagna, abbiamo portato tutto quello che ci caratterizza di più, partendo dall'enogastronomia fino ad arrivare alle nostre associazioni che mantengono viva la cultura romagnola. Ballo, poesie, teatro, esuberanza, tutto quello che c'è. Bene, detto questo, facciamo il primo lancio di dadi per vedere chi dovrà iniziare la puntata. Faccio sempre io coi dadi, te non li tocchi, perché questo è vero, lanciate pure il dado. Io sono sfortunato. Benissimo, vediamo. Al gioco. Bravi, 4 e 3. 4 e 3. Partiamo a Borgo Tossignano. Prego, primo lancio di dadi, raccogliamo tutto. Abbiamo fatto 9, complimenti, tra l'altro fatto dal 6 più 3, quindi sindaco non le dico perché nel gioco dell'oca fatto dal 6 più 3 andiamo direttamente alla casella numero 26. Guarda che salto che facciamo, l'ho persa, perfetto, vediamo, 26 arriviamo nella casella, giriamo già pagina, siamo dei fenomeni noi a Borgo, sì. Casella numero 26, la ceramica, d'arte e legata alle tradizioni o industriale, motore dell'economia dell'Emilia Romagna. Quindi con Borgo Tossignano cosa diciamo? Borgo Tossignano ha la sua ceramica e per questo chiamo a parlare vicino a me l'assessore Clorinda Mortero. Attività. Un applauso all'assessore, brava e bella, complimenti. Salve. Prego. Dunque, collegandomi a quanto ha introdotto il mio sindaco, appunto il nostro territorio è valorizzato da un grandissimo stabilimento ceramico e oltre a questo è residente nel nostro paese un grandissimo artista che con la ceramica lavora, Bertozzi, che ha esposto a Tokyo, alla Biennale di Venezia, eccetera eccetera, e congiuntamente a queste due tematiche, come si vede anche dal nostro tavolo, sono molti manufatti in ceramica che vengono utilizzati. In primo luogo la coppa in ceramica bianca con l'uccellino è stata appunto realizzata da Bertozzi in occasione dell'ottavo centenario del nostro paese, mentre per quanto riguarda le brocche e i piatti vengono realizzati in concomitanza delle sagre, della sagra della Polenta di Tossignano, della sagra dei Maccheroni di Borgo Tossignano e della sagra del Garganello di Codrignano, che sono le nostre due frazioni e che vivono grazie all'attivismo dell'associazionismo locale. Tra l'altro credo che tutti quanti conoscano queste ceramiche perché io vedo sì, che sicuramente sì, in sì. ogni famiglia ce n'è uno di piazza. Ce n'è uno, c'è la serie, c'è la serie.
Detto bene. Questo, abbiamo qualcos'altro da dire sulle ceramiche e sull'economia? Detto questo, sempre per quanto riguarda l'economia, dunque il nostro territorio, oltre che del grosso stabilimento ceramico, è fatto soprattutto di piccole realtà produttive, attive nell'ambito dell'artigianato, nell'ambito del commercio, che sono una grossissima risorsa, non solo dal punto di vista produttivo, ma anche dal punto di vista promozionale del territorio e culturale, perché insieme, in collaborazione col comune, con la Proloco locale, ci danno la possibilità di organizzare tantissime manifestazioni, tra cui le serate borghigiane. Perfetto, è stata bravissima, di una rapidità incredibile, complimenti anche per la ministra, prego, secondo pure, sindaco, complimenti, ma che dire, a Savignano? A noi dadi, sindaco, prego, primo tiro vero della puntata, 9. Ci rincorriamo. È una casella matriosca, quindi andiamo avanti di altri 9. È fatto da 6 più 3, Stellina. Bene. Ti ricordo questo piccolo particolare che insomma potevo fare lo gnorri, ma visto che insomma pensavo che valesse solo per il primissimo mio tiro. Ma tu sei un altro tuo primissimo, ma vai avanti, se no ci facciamo la puntata quindi, di te. Quindi casella 26 anche per noi, ceramica. Ceramica. Noi non abbiamo stabilimenti di ceramica, però abbiamo le fornaci etrusche. Benissimo. Che producevano ceramiche. Chiamo quindi qui Giorgia per parlare di questa cosa. Buongiorno. Buongiorno. Sì, io sono la referente del Museo Archeologico del Compito, che è una proprio delle caratteristiche della nostra città di Savignano. Al Compito sono stati fatti degli scavi archeologici che hanno riportato in luce moltissimi materiali, prevalentemente di età romana, ma anche di età etrusca. In particolare questo complesso di 12 fornaci, che è il più grosso che c'è in tutta l'Italia del Nord, che era praticamente una sorta di zona artigianale dell'antichità. Erano tutti fornaci molto simili tra loro, ma l'importanza della fornace in sé sta nel fatto che questo ritrovamento ha fatto capire che nell'antica Savignano erano già vissuti gli Etruschi in maniera stabile. Quindi Savignano ha delle origini molto molto antiche e molto prestigiose. Bene, direi che veramente sono bravi ed efficaci oggi, devo dire, visto, arrivano subito, colpiscono il segno, sì. Quindi vedete, è interessante però conoscere naturalmente questi particolari della storia di questi comuni qui che sono vicini a noi, ma poco veramente, credo, chiunque di noi sappia, ma poco sapete anche perché tra pochissimo ne saprete di più perché abbiamo il consiglio nostro per gli acquisti. Ci rivediamo tra poco. Esattamente.